Ricci25. Ciao ragazzi, sono Ricci25. Per il video di oggi parlerò della mia Schecter Hellraiser C1, ovvero Schecter Hellraiser C1. Partiamo dalla paletta. Questa paletta mi fa impazzire come estetica e soprattutto le chiavi che sono autobloccanti per sostenere la corratura, per avere una corratura molto più stabile e soprattutto nel momento in cui si cambiano le corde è veramente molto molto più semplice rispetto alle altre meccaniche. Questa tastiera in palissandro è fantastica, soprattutto perfetta per le mie dita, con tasti jumbo che aiutano l'esecuzione del tapping. Il manico è fantastico, è un set neck che mi garantisce molto più sustain, fatto con tre pezzi di legno in mogano. Questa costruzione del manico con tre pezzi di mogano mantiene la sua stabilità nel tempo. Anche il corpo della mia Schecter è in mogano ed è fantastico per me perché riesco finalmente a sentire le vibrazioni anche a chitarra muta. Adesso spero che riusciate a sentire, comunque è fantastico, ve lo posso assicurare, anche a chitarra muta non collegata a nessun amplificatore, a niente, staccata, senza jack, riesco a sentire incredibilmente le vibrazioni ogni volta quando suono questa chitarra incredibile. Il ponte di questa chitarra si definisce Tone Pros Tone ed è introbabile, le corde passano attraverso il corpo della chitarra. Arriviamo agli humbucker. Gli humbucker, questa fantastica Schecter Hellraiser C1 monta degli EMG fantastici, attivi, incredibili, 81 e 85, che mi garantiscono un'aggressività, l'aggressività che voglio io per il meta, ma anche per quanto riguarda i suoni puliti. E ultima cosa, ma non meno importante, il fatto di essere, che questi EMG sono push-pull. E ora andiamo a sentire le qualità di questa chitarra con diversi suoni. Ok, suonerò la chitarra completamente impulito utilizzando il mio EMG a ponte. Sentite, nonostante siano gli EMG vengono considerati un po' freddi, riesco a sentire le armoniche che mi sovrastano le orecchie, le riesco a sentire addirittura lo stomaco, è veramente fantastico. Ora andiamo a sentire il fantastico suono impastato e cremoso del mio EMG a manico. Anche qua in questo caso è fantastico la cremosità che questo EMG, che questa chitarra riesce a riprodurre utilizzando gli EMG al manico. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire che il selettore di questa chitarra è a tre posizioni. Posso utilizzare anche entrambi gli EMG con la posizione centrale per un suono magari più utilizzato per quanto riguarda gli arpeggi. Dicevo prima, questa chitarra ha anche la funzionalità del push-pull per quanto riguarda gli EMG. Quindi andiamola a sentire. A mio parere è la cosa incredibile di questa particolarità del push-pull è avere un suono un po' più sottile, spero di essere chiaro, un po' più sottile, un po' più tagliente, però nei puliti mi garantisce la funzionalità di eseguire magari delle sonorità un po' più country, un po' più americano, un po' più sudan, più southern, ecco, per essere sincero. Andiamo a sentire gli EMG a ponte con il push-pull alzato. Ora andiamo a sentire un po' di cattiveria con un po' di overdrive. La cattiveria incredibile di questa chitarra anche quando abbiamo un overdrive, quando dobbiamo fare un po' di metal, come vibrano le corde sulla tastiera, sul corpo, con l'overdrive che ti spara nelle orecchie, è veramente incredibile. E ora andiamo a vedere il suono del solo. Ho utilizzato un overdrive mischiato a un delay. Andiamo a sentire la cremosità del suono utilizzando gli EMG al manico. Ok,
ragazzi, spero che questa recensione della mia L-Riser C1 della Shatter vi sia stata utile. Rock and roll!